Ciao a tutti ragazzi e benvenuti su AS Video. Oggi brevemente vi parlerò dell'ultimo aggiornamento che è stato appena rilasciato per la GoPro Hero 9. Parliamo della versione del firmware 1.6 che porta diverse migliorie, ma la vera novità di questo aggiornamento sono le Open GoPro API che adesso appunto saranno disponibili anche per sviluppatori di terze parti. Ciò significa che chiunque adesso può utilizzare l'API di GoPro per poter sviluppare una propria app o inserire già all'interno della propria applicazione alcune funzionalità che permetteranno di controllare da remoto la GoPro. Infatti tramite Open GoPro API ci sarà la possibilità di comandare i controlli wireless, lo scatto della GoPro, il cambio delle impostazioni. Si potrà anche vedere l'anteprima live della GoPro, i file all'interno della micro SD e vedere anche lo stato della videocamera. Da quanto riportato da GoPro, già diverse compagnie stanno integrando queste nuove API, ad esempio Amazfit di Xiaomi. Quindi sarà possibile poter comandare ad esempio dal proprio smartwatch magari lo scatto remoto e quindi utilizzeremo i nostri dispositivi smart come telecomandi o magari potremo vedere l'anteprima live della GoPro su un altro dispositivo. Tutto ciò è molto interessante, infatti sono curioso di vedere come verranno integrate queste nuove API all'interno di questi dispositivi smart o magari qualcuno svilupperà direttamente delle nuove app con altre funzionalità. Chi lo sa, staremo a vedere. Inoltre, questo aggiornamento migliora la velocità di accensione e di spegnimento della GoPro, migliora anche la connessione con l'applicazione Quick, migliora anche la sensibilità del touchscreen nel menu e nelle impostazioni. Onestamente noto piccole migliorie per quanto riguarda il touchscreen che già con le ultime versioni del firmware era stato diciamo sistemato, comunque parliamo sempre di un action cam, quindi bene o male mi aspetto che non sia il touchscreen di uno smartphone, dato che questo display comunque deve resistere sia sott'acqua ed anche a molte cadute. In ogni caso, se il giorno dell'uscita la GoPro era quasi inutilizzabile a livello di touchscreen, adesso è diventata molto più facile da utilizzare. Infine è stata migliorata l'affidabilità dei controlli del nuovo telecomando chiamato The Remote. Quindi questo aggiornamento 1.6 più che altro migliora delle problematiche presenti nella GoPro e aggiunge queste Open GoPro API. Quindi queste Open GoPro API non interessano effettivamente all'utente medio, ma interessano a coloro che andranno a sviluppare delle app che implementeranno delle funzionalità in altri dispositivi smart. Quindi per vie traverse effettivamente interesserà anche all'utente medio prossimamente, quando effettivamente vedremo questa implementazione. Già comunque su GitHub sono presenti i tutorial, le documentazioni e anche delle demo. Vi lascio in ogni caso tutti i link in descrizione. Nel caso in cui non sapete come aggiornare la vostra GoPro, vi invito a dare un'occhiata a questo tutorial e in descrizione vi lascio, come sempre, l'elenco di tutti i tutorial e i video dedicati al mondo della GoPro. Bene ragazzi, per questo video informativo è tutto. Mi raccomando, lasciate un bel like e iscrivetevi al canale.